Bentrovati a una nuova puntata con Don Dino Liberatori. Leggiamo un pezzo del Vangelo di Giovanni, Il compito di Pietro. Ricollegandoci poi alla settimana scorsa, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. È Gesù che è risorto, li ha incontrati, quei sette tra i quali c'era Pietro, al lago di Tiberiade, presso il lago di Tiberiade, e li ha trovati come li ha trovati, a pezzi, no? E adesso cosa ha fatto? Sono tornati a pescare, insomma, al mestiere di prima, è come se fossero dimenticati, ma non se ne sono dimenticati, la loro vera missione. Però naturalmente sono in profondo disagio. E Gesù Cristo cosa fa? Ristabilisce loro, restituisce loro la fiducia, li ricostruisce, li ripristina, li rimappa, si direbbe, no? E cosa fa? Cosa fa? A Pietro in particolare, fa un interrogatorio. Ma fa un interrogatorio, è curioso, cioè curioso, è sconvolgente, sull'unica cosa nella quale Pietro è capace, sull'amore. Se gli avesse chiesto, avesse fatto domande su, non so, adesso sei capace di tenere unito il gruppo, sei capace, te la senti di prendere la responsabilità di come, organizzare, di portare avanti il tuo compito? Prometti di essere fedele all'impegno che ti prendi, ecco. Avremmo detto, beh, allora gli fa un interrogatorio inerente alla missione di Pietro. No, no, gli fa un interrogatorio sulla cosa, sull'unica cosa che importa. Perché è come, non glielo dice, ma glielo dice, interrogandolo, domandandogli tre volte: sei capace di amare, sei capace di amare, sei capace d'amicizia? Quando nella Bibbia un'espressione, un fatto, un nome viene ripetuto più di una volta, vuol dire che deve avere la massima attenzione, come dicesse: guarda, no, 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 il resto non conta niente, Pietro, lascia perdere. Adesso magari forse ti senti a disagio, non so, ti può assalire qualche rimorso, ti può sentire pentito. No, no, non voglio queste cose. Senti, adesso sai che conta solo questo, che sei capace di amare. E Gesù non glielo domanda perché dubita che lo sia capace di amare, perché lo sa, glielo chiede perché, brava, perché lui, perché noi crediamo in quello che affermiamo, che proclamiamo convinti, e quindi glielo fa dire a Pietro: lo sai che ti ami? E Pietro, bravo, lo conferma questa convinzione, quindi, come dire, se ne riappropria, se la risveglia, no? Diventa sua, la vive, gli vibra dentro. Certo, tu sai che ti amo, sai che ti voglio bene. Addirittura rattristato: ma certo che ti voglio bene, no? Proprio con forza. E Gesù come gli ricostruisce la fiducia? Lo rende pastore, non gli dà un po' di fiducia, perché non dice: pasci gli agnelli, le pecore, gli agnelli. Agnelli, pecore, agnelli sono il gregge, sii pastore di tutto il gregge. Ecco, quindi un capolavoro, no? Quindi, Sei in grado di farlo. ecco, lo fa sentire adatto, adeguato. Non chiede, non so, sei pentito, ma ti dispiace. No, questo l'avremmo fatto noi probabilmente, anche con le migliori intenzioni, perché siamo dei bravissimi accusatori, lanciatori di colpe. E sappiamo che nella lingua di Gesù, nell'aramaico, l'accusatore, il colpevolizzatore, ha un nome: Satana, Satan, Satan. Ecco, e quando noi, con noi e con gli altri, facciamo
andiamo a caccia di difetti, di colpe, e rinfacciamo, e mettiamo sotto accusa, lanciamo colpe, siamo dei satanelli, anche con noi stessi, E soprattutto. Soprattutto, perché noi ci comportiamo con gli altri, trattiamo gli altri con lo stesso rapporto che abbiamo con noi, e la persona che trattiamo peggio, ci mettere le mani sul fuoco, siamo ognuno, è con se stesso. Mamma mia, quanti rinfacci, è vero? Quanti insulti ci facciamo, e sono quelli che feriscono di più, perché se ci rinfaccia un'altra persona, possiamo non crederci e allora non entra l'insulto, ma se lo facciamo noi, da noi non possiamo difenderci. Noi siamo i nostri migliori amici, ma anche i peggiori nemici, è vero, no? Perché è così, quindi dobbiamo proteggerci soprattutto da noi. No, si diceva, no, nell'intervallo, no, dice, ma l'amore è raro, è vero, ma se c'è poco amore per il prossimo è segno, è perché c'è poco amore per noi stessi. Tutto comincia da lì, è vero. E amore, no, si diceva anche questo, tu dicevi, no, che hai letto un bellissimo libro che parla di amore. L'amore in fondo è ciò che fa star bene, ciò che fa bene. Gesù Cristo qui ha messo Pietro, ha fatto rinnamorare Pietro di Pietro, della sua identità. E questo è il capolavoro dell'amore, no? Ti fa star bene con te. Non ha chiesto il pentimento, ma non ha chiesto mai a nessuno. Ha detto, accettati, ecco, e rinnamorati di te, della tua vera identità. Tu non sei il tuo comportamento. Hai detto di no, ma non sei un traditore, non sentirti traditore, no, no, soprattutto non tradire te stesso, non tradire la tua identità, no? Come dire, minimizzando la tua bella immagine, quindi ricostruisci. Andando avanti con i sensi di colpa. Sensi di colpa, che sono devastanti, quante volte non lo diciamo, che sono devastanti, la condanna. Abbiamo visto un piccolo libretto di Martini, dei cardinali Martini, che commentano, è il Signore. Lui dice, fa l'ipotesi che si istruisca un tribunale ecclesiastico e si faccia un processo a Pietro, no? Dice, un piccolo tribunale composto di preti e laici che deve esaminare il suo operato. Cosa viene fuori? E dice, l'elenco dei doni ricevuti da Pietro, quindi rinfacci, sei stato privilegiato, sei stato chiamato, ma pensa, poi eri sempre del gruppo, dei tre, hai vissuto momenti particolari con lui, è bellissimo. Poi dice, come si è comportato Pietro? Qualcuno si alzerà a dire, ha usato pubblicamente rimproverare Gesù, ha promesso, ti seguirò fino alla morte, tutto, tira fuori tutto, a forma di rinfaccio, distrugge una persona. È un omicidio questo, è davvero, portare una persona a perdere l'immagine di se stesso. E poi dice, la sentenza, conclusione, Pietro non merita fiducia, non è stata all'altezza del suo compito, è stato un pessimo responsabile della comunità, nel momento difficile ha abbandonato gli altri, si è data la fuga a lui stesso, ha rinnegato pubblicamente. Mamma mia! Pesante. Pesante. La sentenza, si è privato di niente. Cosa fa Gesù? Gli restituisce fiducia. Perché Pietro l'ha persa anche in se stesso, gliela restituisce e gliela restituisce in maniera costruttiva, così da diventare un Vangelo per Pietro. Pietro abbattuto, triste, desideroso di tornare a pescare, gradualmente si vede restituito nella fiducia e riportato alla stima di sé, alla capacità di essere di nuovo qualcuno. Questo è fondamentale. Ti voglio bene perché tu esisti, non per quello che hai fatto o non hai fatto. Questo è l'amore, no? E come gliela restituisce? Con un interrogatorio non sui fatti ma sull'amore. Lo interroga sulla realtà che in Pietro è più profonda e più vera. Va a scavare nel fondo di quest'uomo a cercare ciò che è in lui il meglio. Ciò che sa che in Pietro non è mai venuto meno malgrado tutto. Noi dovremmo imparare tanto, e c'è da cambiare tanto il nostro modo di, è vero, no? Di rapportarci a noi e agli altri, proprio. Ma te pensa,
Un esempio pratico. Quando, come abbiamo imparato a fare il cosiddetto esame di coscienza? Come ce l'abbiamo ridotto? A un esame del negativo. Esame di coscienza, cosa ho sbagliato oggi, cosa ho sbagliato? Questo è massacrante, perché io mi rinforzo nei comportamenti sui quali mi concentro di più, a cui penso di più. In antico, esame di coscienza, oggi di cosa sono contento, cosa sono riuscito a fare in meglio. Andare a cercare, dedicare più tempo a ciò che ho fatto bene, no? E invece no, ci si... Gesù, mi colpevolizzo e poi mi batto il petto, mi pento e mi carico di colpe. Non fa crescere questo. No, 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 no. Gesù Cristo ha fatto il contrario. Ma perché si vuole continuare? Si dice, ci ispiriamo al Vangelo in alcune cose e poi dopo nei comportamenti. No, no, è vero. Grazie Don Dino per queste belle parole. Ci vediamo naturalmente la prossima settimana, sempre con Cammino Insieme.